Quando mi chiedono parleresti o introdurresti qualcosa di matronale, non so dirti no. Anzi, provo una soddisfazione spirituale di primo ordine perché l'ho conosciuto. E ricordo quei dialoghi che si facevano a Bozzolo, là nel suo giardino, con il caldo che fa sul Mantovano nel periodo dell'estate. Aveva due occhi da burro, da intelligente. Ti guardava in un modo che ti convinceva che la ragione l'aveva lui e tu potevi imparare. Ecco, quando ho visto entrando quella finestrella, ho detto guardala lì, e quella che c'era là, dove Mazzolari è stato nascosto dall'autunno del 44 alla primavera del 45, quando, finita la guerra, finalmente, voi sapete, no, le donne di messa prima, quelle di allora, solo con quelle di adesso, dormono tutta notte, ma comunicano le notizie notturne, altro che la RAI, altro che l'ANSA. È andato quel partigiano, è scappato a Gambara. A Gambara c'era il parroco che era amicissimo, ma anche il parroco di Gambara era detto d'occhio. È scappato a Bornato, e a Bornato c'era un certo Francesco Andreoni, amicissimo, ma che lui era là che spiava fuori a Bozzolo da una finestrella simile. Credo che in novembre, anche giù sul Mantovano, tra nebbia, cielo e brina, il caldo non era di casa. Stava là, in questa specie di stanzetta, al freddo. La luce non c'erano i fari, altrimenti avrebbero scoperto di aver nascosto. Mazzolari aveva una qualità che non è riuscito a manifestare fino in fondo, che un poeta. E guardando fuori dalla finestrella ha potuto seguire tutto lo sviluppo delle due stagioni, autunno e inverno, in più l'inizio della primavera. E da lì dove descrive l'arrivo della primavera, l'erba che cambia il colore, la bambina che canterellando va a raccogliere le margherite. Se avessi a leggerlo, si fa presto, un centinaio di paginette, non è molto, trovate una gioia incredibile. La prima è tornata, un passerotto, l'ultimo della covata, appallottolato contro il vetro della mia finestra. Ha freddo. È freddo come me. È freddo come chi è solo. Con le manine tese.